Farmacia Letteraria, un podcast della scuola di scrittura Genius. Se avete una domanda, mandate un vocale 351-877-9461. Luigi, quali sono alcune delle domande chiave per sviluppare la crescita emotiva di uno o di una protagonista senza andare fuori campo? Intanto bisogna delimitare il campo. Il campo che è, per esempio, il campo da gioco, la storia. Prendiamo per esempio Romeo e Giulietta di Shakespeare. Allora, qual è il campo da gioco? Ci sono due famiglie che si fanno la guerra a vicenda. In queste due famiglie ci sono due giovani che si amano, ma ovviamente ognuno appartiene alla famiglia avversa. Ok, questo è il campo. Questo che significa? Che per delimitare la crescita emotiva del tuo protagonista devi delimitare anche prima anche il campo da gioco, cioè capire dove siamo. E considerando poi che in Romeo e Giulietta appunto l'amore oltretutto, e ecco qui che il campo da gioco è fondamentale per la crescita emotiva dei due personaggi. Ma la cosa fondamentale è mettere sotto pressione il protagonista, i tuoi protagonisti. Ogni storia è un viaggio all'interno del protagonista. Un personaggio all'inizio è in un modo, poi la storia lo mette sotto pressione e alla fine è in un altro modo, perché ha più coscienza di sé o meno coscienza di sé. Comunque sia, si è prodotto un cambiamento intimo, interiore. E finché non metti sotto pressione il tuo protagonista, non saprai mai chi è fino in fondo. E una storia serve proprio a dirci chi è davvero un personaggio. E allora la domanda: chi è davvero Ulisse nel profondo? Le avventure che capitano a Ulisse servono proprio a cacciare fuori chi è davvero Ulisse nella sua intimità. Quindi la prima domanda è: che cosa vuole il tuo protagonista? Ok? La domanda seguente è: perché non la raggiunge? Cioè, perché non esaudisce il suo desiderio? Cosa glielo impedisce? Questa cosa può essere sia interna che esterna. Altra domanda: ma quello che vuole, lo vuole veramente o si nasconde qualcos'altro? E qui gli scrittori lo sanno bene. Cioè, il protagonista nella storia ha principalmente due desideri, e uno dei quali non sa neanche di averlo. È la storia che crea intorno al tuo protagonista che serve a metterlo in gioco, a metterlo alle strette e a fargli uscire il desiderio nascosto, che di solito è un desiderio esistenziale, meno concreto. E comunque a fargli gettare la maschera che il tuo protagonista ha all'inizio della storia. Farmacia Letteraria, un podcast della scuola di scrittura Genius. In due minuti rispondiamo a tutte le domande che vi fate mentre leggete un libro. Oppure mentre lo scrivete. Radio Genius. Se ti piace, metti mi piace.